Allora, intanto buongiorno a tutti. La mia ex allieva mi ha portato in Puglia, la ringrazio. Io insegno a Parma psicologia clinica e psicopatologia generale e mi occupo da clinico di disturbi fisici che sono però facilitati o in qualche modo provocati da situazioni di stress. Sono tantissime. Quindi gioco forza, sono un po' deformato professionalmente in quest'ottica. Quindi non è lo strizzacervelli classico, è una particolare visione dei disturbi che in questo caso interessano più la sfera fisica che quella psichica. Gli esempi possono essere tanti, ma si può partire dalla cefalea o da gastrite, duodenite, colon spastico o colon irritabile, cioè quelli che fanno la cacca troppo spesso o troppo poco, all'albruxismo, quindi contrazione dei muscoli della bocca con consunzione dei denti, si può arrivare fino al cancro. Quindi questo per creare un cappello di quello che ci occupiamo, al dolore cronico, dolore di schiena, altre cose. Bisogna stare molto attenti, perché non è che il cancro viene perché uno è stato lasciato dalla fidanzata o dal marito o da chiunque sia. Non c'è un collegamento lineare su niente. Se no, come dico spesso ai miei pazienti, non ci farebbero studiare tutti questi anni per fare questo lavoro. Per diventare psicoterapeuta o psichiatra bisogna studiare almeno o più di 11 anni. Che è una cosa assurda, c'è solo in Italia, però così è. Diciamo che è molto complesso, quindi non vi è un collegamento lineare, tenendo presente che non c'è un collegamento lineare su niente. Cioè, ce lo immaginiamo noi o dei cattivi operatori sanitari che ritengono che A sia causa di B. Se questo accadesse, il nostro mestiere sarebbe facilissimo. È colpa delle mamme. Ammazziamo le mamme, abbiamo risolto il problema. Questa cosa che ho detto, e poi dopo vi farò, vorrei che vi presentasse anche voi dopo questo cappello che cerco di fare. Guardate che è successo davvero. Negli anni, fine anni 70-80, una famosa neuropsichiatra infantile che la collega conosce benissimo e che si chiama, me la sta suggerendo lei, Melanie Klein, fece un'osservazione su bambini, il numero di 6, avendo delle intuizioni interessanti. I bambini erano bambini autistici, quindi che soffrivano di una grave e gravissima malattia, e da questa osservazione lei fece delle deduzioni, quindi delle ipotesi, che venne fuori, poi venne formulata come una teoria, che passò come scientifica. Non è che qualcuno disse ufficialmente che era una teoria scientifica, però ebbe una diffusione enorme in un certo ambito della psicanalisi. La conoscete la teoria della Melanie Klein? Nessuno di voi è uno psicocoso, no? Della Melanie Klein, che era questa neuropsichiatra. Comunque, i suoi estimatori e quelli dello stesso tipo di entourage dissero: abbiamo fatto un'enorme scoperta. L'osservazione era fatta su 6 casi, attenzione, non su 6 milioni di casi. Praticamente la Melanie Klein osservò e disse, ipotizzò una sorta di seno buono e seno cattivo. Esatto, bravo. E quindi se appena nasce bambino o bambina? Bambino. E di nome? Appena si donato, è proprio il nome del sud, meraviglioso. Già che non avete chiamato Rocco. Bellissimo, fantastico. Come? Donato. Donato. Ecco, se lei mentre allatta Donato dice, uè, ma dai, su, ma dai, smetti, cioè fare altre cose, può essere che ci sia una reazione al bambino tale da. Se invece lo allatta con amore, con desiderio, con passione, nel senso proprio del pathos, significato reale del termine, ecco che il bambino nasce, cresce e si sviluppa in un certo altro modo. Osservazione del tutto logica, però da qui
a postulare una causa-effetto. Tratti il bambino in maniera fredda, il tuo bambino diventa autistico, per bacco ce ne corre. Ecco cosa intendo per linearità. Fu in qualche modo diffusa anche dai media, perché non è che la Melanie Klein prese qualche nome o altre cose. Lei fece questa ipotesi, scrisse un articolo, scrisse dei libri, poi i suoi lo diffusero, i media se volete, o i media se ne appropriarono, e negli anni ci furono dei suicidi di madri che pensavano di aver provocato il male nel proprio figlio. Ero a Londra per l'appunto nell'89, ero a St. George's Hospital Medical School, quando nell'ospedale accanto, nel Middlesex Hospital Questionnaire, Rutter scoprì che c'era un microdanno cerebrale alla base del disturbo. Allora cominciava a venire fuori l'attacco e queste cose qua. Nel frattempo si erano ammazzate qualche decina di mamme nel mondo. Non è colpa di nessuno, è colpa di una superficialità nell'analisi della cosa più complessa che esista al mondo, noi. Quindi chi fa il mestiere della dottoressa o del mio sono le persone più presuntuose al mondo. C'era anche un'altra psicologa da qualche parte più, eccola là. Lei è presuntuosa. Ok? Perché è l'uomo che vuol capire se stesso nel senso proprio del funzionamento delle basi del comportamento, degli affetti, delle emozioni, eccetera. Quindi ecco, questo è esattamente quello che è necessario evitare. Se no uscite di qui e dite, mi ha detto un tizio che viene da Parma che lo stress procura il cancro, non l'ILVA, no, lo stress. L'ILVA non fa niente, però lo stress fa venire il cancro. Ora, ho toccato un tasto dolentissimo, però mi è venuta proprio, essendo qua, come si fa? Ecco, no, non è così. Cercherò di spiegare, dirò anche cose noiose, non si vede nemmeno tanto bene, però ecco, io ho cercato di portare qualcosa delle tonnellate di slides più o meno noiosa che negli anni ho costruito. Mi aiuterete, spero, a creare un imbuto, a non dire cose o troppo complesse oppure anche troppo confuse, quindi conto su di voi. Però ecco, lo stress, e vedremo che tipo di stress, non provoca qualcosa di per sé, direttamente, in maniera lineare. Ma nel caso, per esempio, abbiamo parlato di una cosaccia come il cancro, intanto sapete cos'è il cancro? Cos'è il tumore? Cos'è il cancro? Lei lo sa? Ce lo dica? Sì, purtroppo speriamo di non toccarlo con mano. Beh, è una malattia che è gravissima, che porta nel 90% dei casi a morte. No, non siamo così presenti. C'è un tumore pancreatico, sì. Una crescita anomala di cellule, no? Si chiama? Rita. Allora, una cosa interessante, non vi spaventate, ma è con una tessola. Noi produciamo, in età adulta, dopo i 18-20 anni, produciamo in media dalle 20 alle 30-35 cellule tumorali al giorno. Tutti i giorni che le mettiamo in testa. Dopo i 18-20 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro organismo, che è molto complesso, ma non è perfetto. Quindi le cellule epiteliali di Rita si rinnovano tutti i giorni, ma siccome sono tante, qualcuna non viene fuori bene. Poi ci sono quelle degli organi interni, ci sono quelle delle mucose, una specie di pelle interna, gli organi, il cuore, il fegato, questa roba qua, muscoli, ossa, sono cellule anche quelle. In un arco di vita media di 75 anni si cambia 24 volte, è stato stimato completamente il nostro apparato osseo. Quindi non è che buttate via le ossa e ve le danno nuove, però le cellule si ricambiano, no? L'osso sembra un osso, sembra una pietra o un legno, ma invece è materia viva. Quindi ogni giorno noi produciamo queste cellule non venute bene.
Il nostro organismo è così quasi perfetto, cosa fa? Le prende e le caccia via attraverso un attrezzo strano che si chiama sistema immunitario, che le individua e le fa fuori. Cosa accade? Può accadere che per tutta una serie di ragioni, perché non si fa una dieta adeguata, perché non si ha abbastanza amore per noi stessi, o perché non ci si conosce, o perché siamo influenzati dai media e facciamo gli uomini o le donne che non devono chiedere mai, approfittiamo troppo di noi stessi. Raccontavo ieri sera alla dottoressa e a Aldo un caso, come mi è capitato in questi giorni, ecco che non ci accorgiamo di essere andati oltre una certa misura, quindi i nostri sistemi sono sovraccarichi, si abbassa il sistema immunitario, blam. Ora, prima di arrivare al cancro ci sono tante altre cose, però c'è una specie di AIDS psicogena che ci può colpire con una fragilità e una maggiore possibilità di ammalarsi, di malattie fisiche. Questo è il meccanismo che interagisce con tutta una serie di fattori che sono geneticamente influenzati, quindi una propensione a caratteristiche temperamentali, personalità, che cercherò in qualche modo di spiegare. Quindi vedete che è una cosa molto complessa. Quindi il lavoro fa male? Devo stare a casa a letto? No, perché si è visto che persone che non lavorano, che non hanno lavoro, non sono produttive, stanno a letto, si ammalano più facilmente. Cioè il malato immaginario diventa il malato vero. E quindi purtroppo non è così facile, non è così intuitivo, non è così banale, si ritorna al discorso di prima. Cercherò di parlarvi di questo, di quel poco che so nei vari ambiti, e mi aspetto da voi un feedback in maniera da centrare il più possibile. So che c'è un uditorio abbastanza così variegato, da centrare la cosa. Finora mi sono spiegato? Sì, sì. Bene. Ci presentiamo? Chi sei? Sì. Che fai? Ristoratrice. Quindi sei stressata? Abbastanza. Ti piace il tuo lavoro? Sì. Allora già, piace pure. Lavori da sola o in famiglia? Questo fattore di rischio lo sai? Dopo te lo spiego. C'è la sorella su di lei, peggio per te. Ma torna a Parma, vada via. Hai una pancia magnifica, te lo posso dire, è meraviglioso, io amo. Non è invidia, ho quattro figli, quindi. Vabbè, mi piace vederla, mi faccio volentieri per me. Mi chiamo Salino, sono attualmente in casa integrata. E prima che facevi? Allora, facevo diverse professioni, perché prima avevo un po' quindi dopo, almeno all'università, non si potevo. E quindi ho iniziato. Qui c'è uno stress post-trauma. Mi ha subito il stress, però mi sono venuto fuori. Bene. Non ho capito. Maria Rosale. Maria Rosale. Sono nelle segni. Che tradotto in italiano? Ok. E poi sono restauratrice. Meraviglioso. Quella mia passione, no. Quindi c'è una cosa che bilancia l'altra? Sì. Oppure si bilanciano tutte e due, ti piacciono tutte e due? Che fai? Sono un'operatrice per minori. Un'operatrice? Per minori. Che, scusami, che vuol dire? Prendi i minori e li pianti nel muro. Sono la sua interpretazione. Ma ci giochi, li guardi, che sì, fai? Insegna a leggere. Sono attività dopo scuola. Dopo scuola, ecco questo. Quindi è un supporto giornaliero, ho capito, perfetto. In quale? Emanuele. Emanuele. Ci ha lasciato la scuola.
Ho lasciato la scuola. Hai lasciato la scuola? E perché? Perché prima la più piccola non mi rendevo conto dell'importanza. E tornaci. Sì, devo tornarci. E se no ti stressi. Da team, da gruppo, da pseudogruppo, come si diceva ieri sera. Ecco, questo argomento è una cosa molto particolare, se vuoi, se interessa anche agli altri si può, perché è una situazione che genera altissimi livelli di stress e poi bisogna caratterizzare in qualche modo però diversi gruppi, perché i gruppi, come si diceva ieri sera, stanotte, perché abbiamo fatto... infatti a un certo punto crollerò, mi porterete via. Spesso si dà per scontato che il gruppo esista, ma il gruppo va fatto. Vediamo se riusciamo per esempio qui a fare... Prego. Se interessa, questo è un punto molto importante perché, ripeto, gruppo ha un significato diverso, cioè non vuol dire noi qui siamo formalmente un gruppo, ma dirò poi qualcosa, ho alcune slide sulla comunicazione e vedremo che i livelli di comunicazione possono essere diversissimi e il gruppo va creato soprattutto se vi sono delle disomogeneità, ma la disomogeneità, come tutte le medaglie, può essere un pregio o un difetto. Per esempio, il fatto che siamo qua da diverse esperienze può essere assolutamente un pregio se saremo tutti quanti bravi in questi due giorni a comunicare. Dobbiamo trovare un livello di comunicazione adeguato. Il Firuzzi siamo io o lei o qualche altro che collega, però il problema è proprio la comunicazione. Quindi non solo tenere sveglio l'uditorio perché si diranno cose anche noiose, ma trovare l'interesse, per cui la persona che ha mollato la scuola e che sembri giovanissima, poi non lo so, insomma sembri una bambina. Ne dimostri così, avrei detto 12, ma insomma va bene, continua così. Ha un livello di possibilità di comunicazione diversa. Facciamo un'ipotesi, no? La 19enne che ha la faccia da bambina può appoggiarsi sulla persona che ha qualche anno in più di 19, 21, 22, quanti ne ha? Ci siamo lì. E questo può essere, faccio questo esempio, per lei molto gratificante, così come può esserlo per te. Questo però nel tempo può provocare un duplice stress. Okay. Vedremo di arrivare anche su queste cosucce qua. Mi chiamo Maria Grazia. Come che ti chiami? Maria Grazia. Ah, Maria Grazia. Vengo da Fregnano. La mia è una situazione particolare, nel senso che ho fatto un percorso. Allora, cosa ho fatto? Scusate la spiega. Ho conseguito l'abilitazione legale, ma poi ho rinunciato e mi sono resa. Lei c'ha lo studio dove? In che via ce l'hai? L'ambulatorio? E mi sono riscritta al servizio sociale e ho conseguito a luglio la laurea in servizio sociale. E due. E quindi sono due vite. Non c'è due. Sai come si dice dalle mie parti? Incontro nella mediazione
Maria Grazia, si dice non c'è due senza tre e il quarto viene da sé. Già. Quindi sei a posto. Per i prossimi 10 anni sai cosa fare. In realtà... Hai una sicurezza. Sì. Studiare ti viene bene. Studiare mi viene bene. Adesso dobbiamo realizzare quello che... E che fai nella vita oltre a studiare? Sono anche allenatrice di pallavolo. Ok. E... Poi? Collaboro con questo laboratorio mitico-culturale. E faccio zumba. Mi piace tanto la zumba. Che cos'è? Bellino, carino. Stasera dopo alla fine facciamo. Sì. Ci scateniamo. Tutti, tutti. E basta? Perché te non fai niente? Tu l'unica non stressata sei qua, non fa un accidente. Però, come vede, ho tante idee da mettere in atto. Beh, la sfrutteremo. Lei fa la presidentessa d'avvocato, lo abbiamo saputo. Ho portato anche un minimo di attrezzatura, una cosa piccolina come dimensioni ma molto utile per farvi vedere, non oggi, domani, come sia possibile applicare anche strumenti scientificamente validi per avere un certo tipo di idea del livello di stress. Per cui domani gratis te lo misureremo. Scusa, ma non ho capito. Dino. Dino. Dimmi il nome di battesimo. Dino. Qua c'è l'abbigliatura. Ah, ho capito. Donato Dino, ok. E da circa più di 20 anni lavoro in una comunità terapeutica di recupero tossicodipendenti, autodipendenti e problematici. E vedevo alla fine anche io di modalità e ho scoperto di avere un po' di stress. Ma va. Adesso so che forse una introspezione più profonda mi porta. Si chiama burnout, che colpisce. Specie in un discorso di chi? Che noi lavoriamo su più con altri tipi di altri centri. Abbiamo una formazione permanente che ci porta a lavorare insieme, quindi e partecipare, vedremo, sì, perché tutte le discipline che hanno a che fare con la salute, quindi con le persone che soffrono, che stanno male, vi è uno stress indotto abbastanza potente, che si chiama appunto burnout, che letteralmente vuol dire proprio rottura, cioè non ne puoi più. Colpisce a livello sanitario un po' tutte le figure, ma soprattutto quelle che hanno a che fare con malattie croniche, invalidanti oppure fatali. Chi si occupa di... Io lavoro in ospedale da sempre, in policlinici universitari, quelle che in gergo noi chiamiamo le anticamere del paradiso, che sono unità intensiva di cura coronarica oppure la rianimazione neurochirurgica, persone che lavorano lì e sono tutti i giorni. Io molti anni fa, a proposito di stress, ricordo che riuscii, parlando con il direttore, a far entrare nella rianimazione neurochirurgica una quinta classe di un liceo. Quindi immaginate una ventina, 25 giovanotti e giovanotte con il camice, la mascherina e il cappellino, e c'erano queste stanze dove rianimazione neurochirurgica vuol dire danno grave al cervello o operato al cervello in coma. Nei casi più lievi di coma c'è una respirazione automatica, quindi non è guidata dalla macchina, se no va in un'altra anticamera del paradiso, che è la rianimazione vera e propria attaccata alla macchina.
Però è caratterizzato la persona che ha un danno soprabulbare, quindi riesce ad avere alcune funzioni vitali e funzionanti, dal cosiddetto respiro di Chase-Stokes, che è una cosa così. Ora immaginate sei persone nude su un letto con la testa fasciata col turbante che fanno questo coro. Voi camminate, bambini, donne, perché tanto sono dei corpi inerti così, attaccati, flebo, luce soffusa, perché tanto non serve a niente la luce. Allora, immaginate questa situazione. Non sono coscienti. Coma. Però non è la situazione del coma dal quale non si risveglierà mai, è una situazione provvisoria, si ritiene che possano o salutare il mondo o uscirne, quindi vi è un trauma grave, un'operazione al cervello e c'è questa situazione. Ora immaginate, ora non lo potete immaginare, però ecco, il coro è di questo tipo, luce soffusa, e immaginate di lavorarli dentro tutti i giorni. E io ricordo oltretutto era lontana parente, era una delle poche neurochirurghe, perché è un mestiere, uno dei mestieri molto maschili, per tutta una serie di ragioni, perché lo scelgono poco, perché c'è una preponderanza di figure maschili, ma insomma il neurochirurgo è difficile che sia femmina. Questa invece era la dottoressa Bulcanti, che appunto aveva livelli di stress incredibili. Perché? Perché giustamente, fra virgolette, il direttore dice ha voluto fare neurochirurga, la rianimazione. Quindi non c'era una rotazione, capito? Oggi ci vai tu, domani o una settimana tu. E lo stesso veniva per gli infermieri, per cui voi due eravate nell'anticamera del paradiso fisso, eravate l'arcangelo Gabriele che stava lì. Quindi immaginate questa situazione. Ora, io ho fatto questo esempio catastrofico, però assolutamente vero, ma lo stesso avviene in situazioni come quelle della riabilitazione, che sia fisica, che sia psichica o che sia in questo caso un recupero. La frustrazione è enorme. Io non mi addentro, ma tutti questi sacrifici, tutte queste persone, e quelli che ne escono sul serio bene sono pochissimi. Quindi uno si chiede un giorno sì e l'altro pure, ma tutto questo che faccio, riunioni, equip, soldi, eccetera, lo psichiatra, lo psicocoso, l'educatore, programmi, leggere, per vedo che lui fa così, quindi ci siamo. Quindi qui abbiamo un altro esempio, un altro mondo, che ci sembrerà strano, ma ha degli ottimi collegamenti con il ristoratore. Ottimi. Dice, cosa c'entra io che faccio il ristoratore con il recupero tossicodipendenti? Vedremo di trovare la liaison. Vedrai. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Maria Elena e mi occupo, anche se sono in una fase di pausa riflessiva, dell'organizzazione di matrimoni, di eventi. Sono in pausa perché si è messo 8 mesi fa, ho chiuso una confetteria e un'agenzia di vendita con mia sorella. Mia sorella che adesso vive a Londra, e quindi speriamo di poter valorizzare il nostro territorio, la Puglia, che ormai comunque è una regione abbastanza unita, e portare gli inglesi qui in Puglia. Quindi sei più interessata a un discorso di comunicazione funzionale? Sì, siccome io personalmente sono in questa fase proprio di stress, di crisi, cioè vedere che non è facile organizzarsi. Vabbè, lasceremo i biglietti per le due colleghe. Bene, complimenti, mi sembra un'ottima cosa, un'ottima iniziativa, complimenti, cerchiamo di valorizzare questa pubblica. Io sono della terra e anch'io una situazione particolare. Mi salgo di nuovo? Niente, ho iniziato il mio percorso a 18 anni studiando archeologia perché mi pareva interessante, poi nel corso degli studi. È molto interessante, nel corso degli studi mi sono resa conto che facevo di tutto per farmi piacere, ma in realtà... Avevi paura delle bombe? No, volevo fare tutt'altro, sono andata a studiare all'estero, ho fatto di tutto di più. Dove? A Lisbona. E... Torre Belen. Bellissimo. Nel frattempo avevo iniziato il mio percorso di volontariato all'interno dell'ARCI, quindi ogni volta che tornavo a casa, il mio posto era lì, la
tu sei come lei. La Presidente. Niente, quindi il mio percorso poi mi ha portato a fare delle riflessioni, ho abbandonato l'università in mezzo perché comunque... C'è sempre il tempo, Sì, lo so, prima non ho l'esame per la giornalistica, e quindi... Però, non dico niente. Lo so benissimo, però... Ma non fare come lei che sa benissimo che fa male non far colazione, ma poi lo fa, che doppiamente soffro. Ho mica sputtanato pubblico. Quella vita mi ha fatto fare altro. Allora, il discorso del teatro per l'arte, di cosa ti occupi? Perché a parte l'organizzazione. All'inizio io ero entrata come volontaria, poi ho fatto servizio civile, quindi ho iniziato a prendere i primi incarichi di responsabilità, mi sono interessata non solo a attività ma ad organizzarle, quindi sono entrata in un circuito un po' più ampio. E quindi ti piace ma? No, questo mi piace molto. Ma? Niente, ma tanto è vero che vabbè, il mio stress è dovuto al fatto che avendo poi fatto esperienza e hanno pensato di farmi presidente, hanno pensato di promuovermi a presidente, ciò mi porta a stress perché non è che hai... non è che nasci imparato, come si può dire, cioè nel senso che mi ritrovo a gestire delle situazioni che a volte ritengo anche più grandi di me, quindi devo imparare giorno dopo giorno a gestire gruppi che stanno crescendo, a gestire personalità forti, gruppi che non sono gruppi, a gestire situazioni conflittuali tra le persone, inevitabili, forse grazie anche al mio carattere a volte riesco a trovarmi bene le situazioni. Lo sguardo tipo alto, avvicinato un po'. Sì, no, dai, un altro di serie B. Ti prego, non sei iperattiva come altro. No, è più calmo. Sì. Io riesco a passo, nel senso che lui si deve messaggi la notte alle 2, io sono sveglia, rispondo. Siamo arrivati qua alle 2 sono. Lo so che se ritorna alle 2, 2:30 era ancora in piedi, mi scriveva, diceva, sai che se non dormo 3 ore la notte non sono contenta, penso che per te sia la stessa cosa. E la mia risposta, nonostante io dormi, ho sentito il telefono, mi sono svegliata, ho risposto. Allora sei diventato come altro. Vedi che potrei fare un psicologo da grande se studio ancora un po'. Sono le situazioni, al mio telefono scrive ora di pranzo, la notte... Consiglio gratis, per ora non ti faccio pagare la cena. C'è una cosa sul telefono, c'è una cosa preziosissima, un tasto dove c'è scritto POP. È quello che adesso. Lo so, ma io mi preoccupo. Presidentessa, la chiamo. Io già. No, lui. Non sono psicologo, ma smart. Non sono psicologo, ma sono presuntuoso lo stesso. Sono presuntuoso. Ah, presuntuoso. Come lo sono? Come lo sono il psicologo. Però non lo sono. Cioè, non sono. Quindi sei doppiamente presuntuoso. Ho un'attività commerciale. Di che tipo? Un bar. Vai, perché anche tu contatto con il pubblico. Quindi il psicologo deve essere per poco. Assolutamente. Perché se no chiudi 3 giorni. Sì. Mi rendo conto che sono una spugna qualche volta e soprattutto, ho necessità qualche volta anch'io di lasciare la... Specialmente se è un bar che non vede 3 clienti al giorno ma ne vede 3.000, con il zio, poi ci sono nei paesi anche grandi, capito, quindi per accogliere c'è un certo tipo di accoglienza, ci sono dei libri di un pisano che non ricordo il nome che scrive. Delle chiesti del bacio mancano molto tipico, ma un po' di tutti tali. Quindi qui c'è uno stress diverso e tutti quelli che lavorano con il pubblico, dal ristoratore al bar, ma anche il commerciante, ripeto, poi è chiaro che se c'è la linea di commercio, cioè il tuo non è un commercio, no? Il tuo è tutto un discorso sulla comunicazione, eccetera.
ma rischia di, ho utilizzato un termine molto appropriato che è quello di spugna, che collima con quello che fa un operatore nel sociale, un operatore che sia volontario, sia un altro tipo, un operatore sociosanitario, che raccoglie e poi che fa? Ecco, tenete presente che nelle scuole di specializzazione serie lo psicoterapeuta fa un lavoro, un trainer su se stesso che dura anni, appunto per imparare a far questo. Lo psicoterapeuta praticamente non è altro che un educatore speciale, in più deve fare valutazioni che dal punto di vista clinico sono anche complesse, però tutta la preparazione, il training ce l'ha. Perché? Perché io se faccio questo mestiere, quando entro e inizio a fare il lavoro mi devo depersonalizzare, senza avere un disturbo dissociativo psichiatrico. Ma devo mettere Carlo da una parte e se ho te davanti devo diventare te, se c'ho lei devo diventare lei, e ogni 50 minuti devo fare questo lavoro. Quando torno a casa però c'ho sulla pancia o sulle spalle tutte queste belle menate. Come si fa poi? È un lavoraccio, cioè ci vuole un po' di tempo. Io non so come fanno i colleghi che fanno tutti i giorni questo lavoro, non so come fanno. Legati, certo. Quando devono ascoltare delle storie diverse, tutte di sofferenze, tutte di problematiche, ovviamente le assorbiamo completamente, certo. E bisogna cercare di creare il giusto distacco per non far sì che vi travolga. Solo che non siete educati a farlo, ed è questo l'errore delle facoltà di giurisprudenza, che un po' anche a medicina, ma a giurisprudenza ancora di più. Non abbiamo esami. Non ci sono esami di questo tipo e soprattutto dei trainer. Cioè che specialmente che tutte e due, si parlava prima di diritto di famiglia, ma il penale, il civile, ci sono in tutte le situazioni delle caratteristiche che dovreste poter gestire meglio per difendere voi stesse. Esatto, esattamente. Vabbè. È stata riconosciuta come cosa di servizio l'impatto per lui. Sì, ma caro avvocato, se ne parlava prima per altre ragioni, è però una soluzione tipo chiudere le stalle quando i buoi sono scappati. Riconosce la causa di servizio, ha un costo sociale enorme. Se noi riuscissimo a fare una prevenzione chiara e seria su questo, no? È difficile, per l'amor di Dio, ma costa meno. Anticipare tutto quanto. Tutte le professioni diciamo che riguardano l'aiuto, che sia un avvocato, che sia un assistente sociale, che sia un medico. Ora il chirurgo meno perché taglia, lui c'è un campo operatorio, vedo un buco, amen. Ma il che entra in contatto con la sofferenza, si parlava appunto, tutte queste le infermiere professionali, infermiere, eccetera. Il tecnico laboratorio, no, sta chiuso nel laboratorio, ma l'avvocato, l'assistente sociale, queste persone hanno un carico di questo tipo. E è possibile con gli strumenti attuali, anche con le conoscenze attuali, poter fare qualcosa. Si fa, a mio avviso, molto molto poco. Questo tentativo che hanno organizzato qua è lodevole, però appunto perché sono quattro persone o cinque quelle che sono di buona volontà, che, no, che fanno attestate con la regione pur di avere... Potrebbe essere organizzato meglio dagli ordini professionali stessi, da. Gli ordini sono molto arretrati. No, c'è anche una chiusura. Se un avvocato entrasse in contatto con un psicologo, un assistente sociale, il discorso della circolarità della relazione, questo secondo me creerebbe meno. Sì. Perché ci sono delle sedi familiari dei corti che magari potrebbero essere risolte attraverso un percorso di migrazione. Certo, sicuramente. E questo alleggerirebbe molto il carico, è ovvio. Quello che ha appena detto Maria Grazia è assolutamente vero. Esiste però in tutto il paese, in tutte le professioni. Ed è una cosa atavica, probabilmente, un po' anche del nostro, dell'Italia. C'è questa chiusura delle singole professioni. Si parlava, se non mi sbaglio ieri, proprio del ginecologo che non va d'accordo con il gastroenterologo in ambito medico. E non è assolutamente un'eccezione.
Questo però ci porta a riflettere e a cercare, io lo sto facendo da una vita con scarsissimi risultati, su un punto importante, cioè su cosa bisogna focalizzare la nostra attenzione. Tutti quelli che lavorano nel sociale, tutti quelli che lavorano in ambito sanitario, dovrebbero avere un punto di riferimento che è l'utente finale, che invece non viene considerato. Capito? Noi ci, mi scuserete, non voglio fare politica, ma insomma io certe idee ce l'ho, ce l'avevo e sono un delusissimo in un certo tipo di far politica, però certe idee sono rimaste. Però il punto è che quando arriva una persona in ospedale diventa un numero, c'è cioè nulla. Cioè io, questa storia che vi racconto, io mi sono laureato molti anni fa perché sono vecchio, ma mi sono laureato con una tesi su la ospedalizzazione infantile. Cioè, io come un pazzo sono andato in un ospedale, in quegli anni c'era un libro di Rogers sui problemi del bambino ospedalizzato e c'era un primario illuminato che aveva creato abbastanza scalpore, c'erano persone che arrivavano da fuori, perché ospedalizzava madre e bambino, letto della madre, letto del bambino, pranzo, anche la merenda, il tè per la madre e per il bambino. Io al tempo ho fatto la mia tesi su confronto di tre ospedali, uno nel quale c'era questa situazione, uno nel quale le madri erano sopportate e un terzo ospedale molto famoso dove i bambini potevano subire la visita dei genitori in ore stabilite della giornata e poi ho nella mia tesi di laurea dimostrato che a parità di malattia, a parità di trattamento farmacologico, le durate delle degenze erano significativamente maggiori nell'ospedale dove ovviamente i bambini. Mi ritrovo oggi dove tutta questa cosa è scomparsa. Le mamme ci sono, non ci sono, non ci sono soldi per dargli da mangiare, accampate accanto al letto. Buttate via decine di anni inutilmente. Non è vero che si spende di più, non è vero. Questo è uno. Benissimo. Come hanno risolto gli imbecilli dei direttori nominati dai partiti politici che si litigano per mettere lì il direttore? Il ricovero in psichiatria una settimana, basta. Non è guarito? Butta fuori. Ok? Taglio cesareo, tre giorni via. Cioè lo stabilisce il politico, capisci? Non la ginecologa o l'oncologa. Di queste cose parlerei per tre giorni, ma siccome poi mi stresso e io somatizzo sullo stomaco, meglio parlare d'altro. Allora, riavvolgiamo il nastro. Barista e... Tocca, c'è il tuo turno. Giunse la tua ora. Trovato lavoro all'Arci e con lei, quindi questo è già fatto. Se vince la depressione incipiente che ti sta venendo, abbiamo già creato qui oggi in questi tre giorni un lavoro come volontaria nell'Arci e con lei gli organizzi gli spettacoli. No, mi piacerebbe anche perché un scenografia teatrale, però. Va bene, dopo le parliamo, facciamo questa. E il tuo stress è? Cercare di trovare
dare un indirizzo, già che la situazione sociale e lavorativa è un po' quella che è, perché io vengo da... Ma appena apri ti assume, eh? Vieni da... Io vengo da una situazione familiare dove tu fai un lavoro, hai trovato quel lavoro, fai quello, molto matematico, infatti prima di fare comunicazione ho provato a fare informatica, tutt'altro mondo, da dove io sono scappata, perché ho scoperto il nostro, non è proprio per me. Beh, sei già stata fortunata, Marianna, perché alcune persone si accorgono che non va bene, ma non ce la fanno a scappare. Mi fermo anche di aver sperimentato il suo tempo, perché sono stati 3 anni e mezzo, in cui già dal primo giorno avevo capito che non era per me, però dicevo, insistiamo, dopo 3 anni e mezzo, quindi, e dicevo, basta, ho cioè, detto volgarmente parlando, non mi pagate le medicine dalla psichiatra, e da quando ho finito di studiare, comunque cerco di lavorare con delle associazioni culturali, infatti soprattutto perché mi ha suggerito una mia amica con cui ho lavorato, faccio teatro, un corso di recitazione, un corso di fumetto, un corso di fungente, ho lavoro con i ragazzi, un po' faccio l'artigiana, che ho delle posizioni in inglese, quindi... Ti dai da fare? Sì, certo ti devo fare, perché in inglese lo so, si manderà a Londra, vero male, posso passare. E lì vi di rendita, mo per te. Anche, no. Diciamo, la situazione si può vivere di rendita. Io sono Natascia, sono laureata in comunicazione, però mi sono indirizzata più appunto nel tutto ciò che riguarda il sociale, la tesi era sullo stress, burnout, mobbing, tutto questo. E sono passata per la selezione del personale, l'ultimo lavoro che facevo era progettazione e organizzazione del PCM. È da prendere subito per la prossima volta. Sì, tutto il personale sanitario. Poi l'ho vissuto frequentando l'ospedale oncologico per necessità non mie personali, però molto vicine. E quindi sì, oggi mi ritrovo ad avere l'ansia d'aperto e da situazioni che riguardano l'ambiente medico-sanitario, nonostante ci abbia lavorato per anni e anni, però c'era questo distacco emotivo che mi permetteva di lavorarci. Poi quando arrivi, è appena diverso, giusto, sì, un po'. È proprio la chiave di interpretazione che cambia. Sono Fabio, sono un tecnico, ho studiato un po' di informatica, però ho sempre avuto la passione per l'ecologia della mente e tutto ciò che può essere vitale, positivo, positività, generatività. Che c'entra lo stress? E diciamo che mi piacerebbe, dato che il nostro, cioè, diciamo che io sto nel discorso della associativa, scusami, vivo un po' la realtà associativa in città, e quindi insomma, siccome c'è una realtà particolare, diciamo che è una realtà un po' depressa, quella, dicono un po' tutti i giornali.
per cui ne hanno di che, no? Ne hanno qualche ragione forse, di essere un po' ripresi. Per cui cerco di fare quello che posso, insomma, di dare una mano, di darci una mano. Ti chiedo di ricordarmi alcune delle cose che hai detto, ecologia della mente, positività, positive psychology, queste cose qua, faremo un capitolo su questa cosa. Mi sembra molto interessante. Che probabilmente è. Penso che ne abbiamo bisogno. Ci proviamo, per quello che so e posso volentieri. Lavori? Che vuol dire? Un'azienda che fornisce le aziende, un'azienda grande che fornisce le aziende alle altre. Tu hai lavorato? Sì, sono lavorato. Ciao. Ciao collega. No, no, ci sono i due ritardatari dopo la Beccani. Niente. Terz'ultima. Terz'ultima. Sono diplomata logistica, però spesso non sto lavorando, perché io prima abitavo fuori, abitavo a Firenze, e sono tornata qui per viaggiare vicissitudini, tutto mia madre, mia anziana, di volta. Sì, avete un po' di aria. Poi faccio parte di un movimento mentalista. Tanto bene che non respiri. Respira. Che faccia così, esca fuori, respiri. Ah, questo non ho dubbi. E poi l'estetista è un'altra di quelle psicologhe improvvisate, no? Un po' come tutti i lavori che hanno a che fare con il pubblico, l'estetista, figurati, mentre sei lì che... Sì? Non sei spugna come lui? Per forza, è inevitabile. Io sono Graziana. Sei? Graziana. Sono psicologa, psicoterapeuta, e sono di Taranto, quindi sei stata da solo perché... Soltanto perché stai lì? Sì, anche se... mi sento una persona molto fortunata perché sono tornata a Taranto dopo aver studiato, mi sono laureata alla Latino San Siamo, allora siamo a Flux. Sono tornata a Taranto con convinzione perché penso che se è vero che siamo messi male, di cui si può ripartire, quando si tocca il fondo si va. Lo sento dire da 20 anni, ma insomma, va bene. Tanti auguri. Nel mio piccolo cercherò di dare il contributo. Scappare non serve. Con questo momento. I meccanismi di fuga e di evitamento, come vediamo noi. Parleremo del coping, così. Io per giunta sono nata e sono innamorata del mio quartiere, i Tamburi. Quello che ho notato in alcuni di voi, compresa la mia ex allieva, è questo desiderio profondo di cambiamento. E quindi io vi complimento vivamente, mi auguro che sul serio le vostre iniziative possano creare coagulo intanto, e poi veramente radicarsi bene. Intanto sono molto contento, ecco, molto piacevolmente sorpreso di questa cosa. A volte quelli che arrivano dalle mie parti sono appunto, hanno questo atteggiamento duplice di attaccamento alla loro terra d'origine e nello stesso tempo la denigrano, eccetera, eccetera. Ed è, tra virgolette, anche ovvio. Chi ha il coraggio di partire, tornare con la voglia di fare, speriamo che non sia frustrata. Però già questo merita il più grande applauso e ripeto, per quello che posso, se posso contribuire anche per uno per mille, ne sarò veramente contento. Io ho scelto di lavorare con i ragazzi, sono adesso vicepresidente dell'ACI Ragazzi, ho iniziato con il servizio civile a conoscere questa realtà
prima parlavi dell'ospedale, noi portiamo avanti un progetto, facciamo assistenza clinica educativa, assistiamo le famiglie dei bambini malati ricoverati nei reparti di ematologia e oncologia, pediatria, microcitemia, tutte malattie. E questo mi ha portato ad avere stress, ma ho sempre mantenuto, prima facevo assistenza domiciliare. Il mio primo caso è quello che mi ha formato, è stato Gianmarco Coniglio, un bambino che ho seguito per 4 anni, è andato a casa sua tutti i giorni, respirava come dicevi tu, non si muoveva, non parlava, si mettava uno sonnino, eppure noi abbiamo fatto l'esame di interlocutare con gli occhi. Quando anche gli insegnanti di sostegno non andava più a casa, perché tanto era inutile. Io facevo un percorso al contrario, cioè mentre il bambino diciamo stava credendo. Scrivi queste cose. Per quanto è morto da. Non importa, scrivile. 10 anni. Scrivile. Però diciamo che sto ancora lavorando. Scrivile, scrivile. È molto importante questa cosa, una testimonianza per quanto piccola. Me ne è fatto venire in mente un'altra, ce ne sono tante che lavorano in ospedale, però è veramente molto importante, perché sono granellini, perché non possiamo fare di più. In questa vita, se riusciamo a pagamento gratis a asciugare una lacrima, siamo già contenti, in senso laico lo dico veramente. Però mi è fatto venire in mente un caso, mi ricordo ancora Fabrizio, che arrivò in ospedale, mandato da un altro ospedale, con il neurochirurgo che aveva 5 lauree e 3 specializzazioni in psicologia, che disse alla madre, dopo 91 giorni di coma, signora, guardi, è già tanto se lo porta a casa, comunque rimarrà sempre un vegetale. Quindi laureato in scienze della comunicazione. Si può immaginare, fa per dire, ovviamente. Così gli disse. Ecco, il vegetale, seguito da un'equipe, dopo tot anni aveva un'ablazione dei lobi frontali, gli mancavano 3 etti di cervello, non era una battuta quella del neurochirurgo, un grave trauma. Comunque il vegetale dopo tot anni ha preso la maturità scientifica, il vegetale. Mancandogli 3 etti di cervello nel lobo frontale, fronto parietale destro, per dire all'ultimo controllo in clinica medica lo accompagnavo, in ascensore si mise a sedere. Che fai Fabrizio? Sono stanco. Cioè, capito, è chiaro, è tipico delle sindrome frontali per i colleghi, che la capacità di giudizio è alterata. Però il vegetale è un'altra cosa. Così come quasi il miracolo della licenza elementare fatto col movimento degli occhi, meraviglioso. Scrivilo. Lui ha vissuto fino a 13 anni e non è una cosa fuori misura. Erano bravi anche i genitori che sapevano distinguere, mi aveva insegnato a distinguere le sue crisi respiratorie. Ci vuole tanta fortuna nel mondo. Sono Luigi, sono collega di Gino, faccio l'educatore in una comunità tra i dipendenti. Insomma, di stare essere. Sì, sì. Tanto innamorato, tanto dispiaciuto per la condizione in cui versa. In sintesi è questo. Bene, io sono molto soddisfatto e lieto di aver fatto la vostra conoscenza. Comincio a dire alcune cose sulla mia visione. Non so se si vede molto bene. Vabbè, comunque, semmai lo tradurrò perché siamo. Forse è meglio un pochino, tanto non ci addormentiamo. No, va bene. Allora, facciamo così. Ve lo leggo io. Si legge? Benissimo, bene. No, qua non c'è. Vabbè, facciamo. Comunque, io non avendo idea, mi hanno solo detto che l'uditorio sarebbe stato variegato,
ho solo messo insieme alcune cose che avevo già. Cercheremo di vestirle al massimo. Vi pregherei di intervenire ogni qualvolta lo ritenete opportuno. Non c'è bisogno di tirare una seggiola in testa al Brunetti, basta alzare un ditino. Per gli esperti, se dico delle cose troppo noiose, abbiano un momento di pazienza, oppure per se dico cose che sapete già diventa noioso, oppure sono poco chiaro, vale lo stesso discorso, mi interrompete quando volete. Il concetto al quale mi rifaccio è vecchio, veramente molto molto vecchio. Cito il mio amato Ippocrate di Cos, ogni tanto vado in questa isoletta dal quale la Puglia potrebbe imparare come gestire il turismo, col suo meraviglioso mare, è un invito, non è una critica. E questo signore qualche anno fa disse delle cose nel quale mi riconosco al 100%. Nel suo trattato delle epidemie disse: il medico al tempo non era il medico di oggi, era un filosofo, uno scienziato, uno psicologo, era un tuttologo, era una roba strana. Scrisse: deve studiare i costumi, il regime, il modo di vita, l'età di ognuno, i discorsi, i silenzi, i pensieri, il sonno, l'insonnia, i sogni, come quando sogna, i gesti involontari, come strapparsi i capelli, grattarsi, piangere. Perché, disse Ippocrate di Cos, all'incirca nel 400 a.C., il più grande errore che si commette oggi è separare la psiche dal soma. Sembrano quasi passati in vano questi 2500 anni, perché anche oggi, tutt'oggi, c'è questo errore, per cui vi sono le psicocosi, tutto separato. Si può parlare di comunicazione, ma il primo livello di comunicazione è questo. Ecco, io cercherò in questi giorni di dirvi quel poco che so su questo argomento, sulla comunicazione che dobbiamo avere intanto con noi stessi, poi cercare di attivarla con gli altri. E non è così semplice. Tutti noi siamo variegati, non solo per quella pazza lì che si chiama Maria Grazia, che ha 5 lauree e fa 60 cose, quest'altra pure che non ha nemmeno finito la laurea, che sono meravigliosamente pazze, se mi permettete questa confidenza, ma perché siamo tutti variegati, o lei che appunto fa 64 lavori, eccetera. Abbiamo, ecco, per dare un esempio della caratterizzazione umana in generale, e più una persona è dotata di capacità di elaborazione mentale, più questa cosa che sto dicendo è vera. Ecco, immaginate una di quelle palle con gli specchietti che ci sono nelle discoteche. Ora, ok? E riflettono la realtà da vari punti di vista. Per cui vedrai, se questo è il primo figlio, come ti cambia la vita e il punto di vista riguardo alla vita tra qualche settimana. Quanto ti manca? Fa qualche settimana. Sì, non vuole lei, ha paura. Vuole già tutto. Non puoi andare in cura da tua sorella. Voglio dire che ho parlato di capacità di elaborazione mentale, che solo in minima parte è legata all'intelligenza. Ok? Quindi non è l'efficienza, ma è la capacità di lavorare, di elaborare. E questo fa sì che noi siamo sfaccettati. E spesso e volentieri, però, come accade nella realtà politica italiana, la mano destra non sa cosa fa la sinistra. Per cui vado in conflitto. Già Sigmund Freud qualche anno fa aveva già capito tutto, no? E quindi io vorrei, diceva Lucio Battisti, non vorrei, ma se vuoi. Ed è questa caratterizzazione umana che ci crea problemi e elevati, veramente molto elevati livelli di stress. Ecco perché ho chiesto alla prima: ma ti piace il tuo lavoro? Sì, mi costa, ma mi piace. Poi vedremo perché lavorare col marito può generare stress. Uh,
Pensate che al tempo, e qui si parla di 400 anni prima di Cristo, lui, Ippocrate, facilitava la permanenza, lui portava, invitava persone nella sua isola e per curarle gli faceva una specie di psicoterapia, gli faceva dei training di rilassamento, gli insegnava a fare bagni nell'acqua, eccetera. Quindi praticamente era veramente ante litteram uno studioso e un gestore, era un precursore della gestione dello stress, quello che in inglese si chiama stress management. E quindi entriamo in questa ottica, mi perdoneranno già gli esperti del mestiere, però non si parla di stress, non stress, ma si parla di gestione. Ok? Facciamo di qualcosa di un pochino più moderno. Negli anni 50, non avanti Cristo, ma negli anni 50 del secolo scorso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità descrisse per la prima volta in maniera compiuta il riferimento, diciamo il faro dal quale si doveva partire, la visione della salute. E descrisse la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto in un'assenza di malattia o infermità, il possesso del massimo stato di salute che è capace di raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano. Qui non facciamo assolutamente niente. Il concetto che è intrinseco a questa frase, è meraviglioso, era quello che dicevamo poco fa, quello della prevenzione, quello dell'intervento che è in primis conoscitivo, poi di analisi delle varie realtà, si diceva stanotte appunto l'analisi dei bisogni, che è la cosa più importante da fare, mentre i nostri politici ignoranti, e ce le mettiamo noi, pur di far vedere, dicono, buttiamo tanti soldi buttati nel cestino, per interventi semmai del tipo appunto chiudere le stalle quando i buoi sono già fuggiti. Invece il lavoro dovrebbe essere questo, offrire come un diritto inalienabile la possibilità di raggiungere per ognuno di noi il massimo livello di salute psico-fisico-sociale ottenibile. Vallo a dire a quelli del quartiere... Sembra facile, sono belle parole, però il concetto è questo, e io lo sposo in pieno. Da COS siamo passati all'OMS, questa è la logica che porto avanti, quindi cercare di ottenere questo tipo di risultati. Il maggior livello di benessere psicofisico, benessere, essere bene, stare bene, che non vuol dire ho trovato finalmente il punto, no, è un benessere che vedremo successivamente con qualcosa di dinamico che purtroppo va sempre ricercato. E non è così facile, ma questo siete tutti grandi e vaccinati. Questo la mia ex studentessa lo conosce bene, o se lo ricorderà forse, è il modello classico della diagnosi, perché è di fondamentale importanza anche qui parlare in campo sanitario della valutazione. Non si legge bene, ma ve lo riassumo io, qui c'è descritto soprattutto quello che dovrebbe essere. Quindi il primo contatto con il problema, con il malato, con la persona che soffre, un'osservazione, quindi la capacità sia per chi fa l'educatore, per chi fa il riabilitatore, chiunque si occupi di aspetti psicosociali, ci vuole il tempo per guardare, e guardare con un occhio particolare, semmai, per descrivere. È possibile fare degli esami obiettivi clinici, soprattutto in campo medico, per formulare un'ipotesi diagnostica, ipotesi.
A questo possono seguire degli accertamenti diagnostici, esami strumentali, quindi c'è il problema, l'esperto di informatica avrà notato il diagramma di flusso, quindi il problema è sì, no. Vi è una conferma dell'ipotesi, se sì, vi sarà un trattamento, ma la cosa più importante è quella che viene dopo, vi sarà un'analisi, una verifica se il trattamento è realmente stato efficace. Quello che non si fa, per esempio, in campo riabilitativo nei centri per i tossicodipendenti o per gli alcolisti, eccetera. Io ho provato, perché ho avuto una breve esperienza di questo tipo, in un CERT, però purtroppo non un centro di riabilitazione, e ho inserito anche apparecchiature per la valutazione dell'attività del sistema nervoso autonomo, eccetera, le ho insegnate a chi c'era, poi sono tornato dopo 5 anni e ho trovato l'apparecchiatura messa perché era difficile ad operare. Capito? Chiudiamo la parentesi. Questa cosa è di fondamentale importanza in medicina, ma in tutti gli aspetti, in psicologia clinica, ma anche in campi più, o se volete, più esterni al campo sanitario o più periferici. La collega che si occupa di bambini in ospedale, è necessario che vi sia una possibilità di verifica, perché la stessa cosa non può andare bene per tutti. Certo, questo interessa meno al ristoratore, però in qualche modo ha a che fare con una capacità di gestire se stessi e di esprimere una valutazione su quello che si fa, che non è soltanto monetaria, è chiaro che alla fine del mese c'è da pagare le tasse, c'è da pagare i fornitori, no? Però il tipo di clima che si può creare in un certo ambiente, clima nel senso emozionale, psicologico, può essere tremendamente importante. Quindi non solo la gente se ne va se tu non sorridi, se non saluti, eccetera, ma il tipo di clima che si respira dentro, fuori, eccetera, fuori del locale o nel paese, nella città, è quello che si sente dire riguardo al ristorante Pinco Pallino, al bar o all'altra attività. O vedremo. Tornando al campo sanitario che più mi appartiene, quello che è importante è... No, ho sbagliato. Tenere presente che sull'organismo umano vi sono un'infinità di possibilità di influenza che già quel signore lì che si chiama Hall aveva rappresentato con questo piccolo schema e che in questo esempio ci dice quello che può essere importante da andare a analizzare per ottenere un quadro delle varie situazioni. Se volete ve le lascio la diapositiva, non state a... se lo desiderate, non ho problemi. Storicamente, quindi i psicologi si annoieranno, in America nacque un movimento che si oppose al dilagare della psicanalisi all'inizio del secolo scorso, che fu chiamato comportamentismo o behaviorism. Si opponeva nel senso di andare all'opposto, come spesso succede, no? Quindi diceva analizziamo gli stimoli e le risposte, cioè tutto quello che è visibile, il resto non conta. Negli anni successivi questo signore invece disse no, ci sono gli stimoli, ci sono delle risposte, ma vi è tutto un organismo che organizza la risposta. E quindi vediamo che è importante fare un'analisi di tutto questo, quindi delle situazioni che possono essere importanti. Quindi vi sono degli stimoli che sono significativi un po' per tutti, ma che sono personalizzati. Per esempio, se chi si occupa di bambini, ecco che uno fa il diritto di famiglia e uno che si occupa di bambini, in senso psicologico, psicoterapeutico, lo stimolo potrà far scattare qualcosa in tutte e due. Se vedete una pallina da golf, però, o siete giocatori di golf, se no questo stimolo è per voi scarsamente significativo. Cos'è che dà significato? La O.
e l'organismo è sottoposto a influenze genetiche, temperamentali, familiari, educazione, degli stati mentali, dello stato di salute generale, dell'attaccamento, le teorie dell'attaccamento, il tipo di attaccamento avuto con le figure parentali e così via. E la risposta a sua volta può essere di diverso tipo, può essere motoria, volontaria, cognitivo-verbale, e ci occuperemo anche dell'ultimo aspetto, cioè di quello autonomico. Cosa vuol dire autonomico? Vuol dire di quel tipo di risposte che sono gestite dal sistema nervoso autonomo, che per i non esperti del settore è una roba che ci governa quasi tutte le funzioni interne senza che noi ce ne rendiamo conto. Possiamo dire a Savino, fai in modo che il tuo cuore vada a 80, che il tuo cuore abbia 80 battiti al minuto. Come fai? Come mai? Come mai non ci riesci? Perché non riesco a poter inviare questo messaggio al cuore? Tu glielo invii, ma lui non ti ascolta. Così sarebbe in braccio. Quella è un'altra cosa, purtroppo è un'altra cosa. Questo avviene per un sacco di altre funzioni e, fra l'altro, lo zio Sigmund Freud, il nostro zio almeno di quelli, aveva già intuito molto di tutto questo, perché già lui parlava di inconscio e di la prima definizione nel suo bellissimo libro che lui scriveva bene, La psicopatologia della vita quotidiana, descriveva le funzioni diciamo deputate all'inconscio, che erano appunto quello delle basi fisiologiche dell'emozione. Secondo me, se rivenisse fuori oggi dalla tomba, prenderebbe a calci nel sedere il 99% dei psicanalisti, perché era già presupposto alcune cose veramente da mente geniale. E il sistema nervoso autonomo ha sede nella parte bassa del cervello e nel midollo, vedremo dopo una rappresentazione, e soprattutto è la base fisiologica delle emozioni, quindi governa tutti gli organi interni. Tu al posto suo potresti fare in modo, tanto come siamo tutti grandi e vaccinati, di erigere il tuo pene. Gigi, alzati, diglielo un po'. Non succede niente perché, come per il cuore, la compressione del sangue nei corpi cavernosi del pene è una funzione gestita dal sistema nervoso autonomo. Noi maschietti lo capiamo bene, loro un pochino meno, però è un dato di fatto. È come quando lei dice, quando sente glu 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 glu, zitto sai, glielo dice allo stomaco, ma lui continua a fare movimenti peristaltici, sono un qualcosa che va per conto suo. E così potremmo fare tanti esempi. Perché ci interessa? Perché questo tipo di risposte ha una manifestazione altrettanto automatica e non governabile. Se io mi avvicino, ora lei no, non diventa rossa facilmente, ecco, lei potrebbe diventare rossa facilmente, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', eccola, eccola, che un po' di rossa si vede, hai visto? Un pochino, vedi, nasino, le cose. Dai, ancora un po'. Ecco, questa è una risposta neurovegetativa autonomica che in gergo si chiama vasodilatazione. Si è subito chiusa, visto che l'ha fatto subito così. Ecco, questa si chiama prossemica, il linguaggio del corpo. Prima non eri così chiusa, vabbè, eri appoggiata, dai. E anche quella gara. Va bene, la vasodilatazione periferica iniziale seguita a vasocostrizione o pallore, rossore, è una di queste risposte. La sudorazione, l'aumento della frequenza cardiaca, altre manifestazioni di questo, la poliuria, cioè il bisogno di andare al gabinetto a fare la pipì, no, quando state lì in attesa dell'esame siete tutte e poi andate da corsa. Ecco, questi sono solo esempi che però possono essere letti ed interpretati e soprattutto analizzati con, vedremo, anche strumenti oggettivi. Quindi quello che si fa o dovrebbe essere fatto in medicina e in parte in psicopatologia e psicologia clinica è leggere questo tipo di
andata via la diapositiva, comunque questo tipo di possibili risposte per capire il livello di elaborazione interno del singolo soggetto. Facciamo un esempio. Viene da me la manager e mi dice: guardi, io sono venuto da lei perché mi ha dato consiglio il medico, lo specialista Pinco Pallino, perché ho questo problema di ipertensione, un problema. Però guardi che io lavoro, sto bene, insomma, mi gestisco benissimo, tutto sotto controllo, verbalmente. Continua. Il corpo comunica altro. E mettiamo che io abbia uno strumento che semmai, oggi questo, io non ce l'ho qua, ce n'ho uno simile, però la mia giovane collaboratrice lo porterà la prossima volta. Mettiamo che io ho un atteso che misuri la conduttanza cutanea, cioè il livello di sudorazione, tipo conduttanza cutanea, il contrario della resistenza elettrica. Possiamo passare una corrente e registriamo la conduttanza. Una corrente non si sente niente, è la macchina della verità, no, non è come, è. E mentre parla, le dico: guarda, normalmente i valori dovrebbero essere sotto 6 microsiemens, stai parlando 6 a 25. No, guarda, mentre lo guarda, 26, 27, 28, 30, 32. Guarda che ora stai anche sudando. No, davvero, vedi che sei iperattivato, aveva ragione il tuo specialista. Ecco, questo si chiama in gergo desincronia della risposta. Cosa vuol dire? Desincronia, cioè le risposte del nostro organismo non sono né sincrone, cioè non sono tutte belle indirizzate. Quindi non solo siamo sfaccettati, fatti di tanti pezzi, per cui c'è il Carlo A, il Carlo B, il Carlo C e il Carlo R, ma le mie possibili risposte verbali, motorie, gestuali e neurovegetative non sempre sono sincrone. Ok? Ed è molto difficile leggersele, è difficile leggerle all'altri, quindi figuriamoci leggerle per conto nostro. Ma già qualcuno nell'antica Grecia disse: lo specchio di noi stessi sono gli altri, no? Perché era difficile vedersi. Ecco, questo è un punto importante sul quale io ho dedicato molti anni di studio, perché nel nostro mestiere è molto difficile oggettivare, cioè trovare qualcosa di... E questo è un punto molto importante per... diciamo, per utilizzare anche personale specialistico in maniera adeguata. Cioè tu puoi, attraverso strumentazioni abbastanza tranquille, non invasive, riuscire ad avere una valutazione dei livelli oggettivi di stress di quel momento e dell'ultimo periodo della vita. Poi da lì a cercare di capire il concatenamento o delle situazioni o degli eventi che ha provocato lo stress, questa è un'altra cosa. Però intanto oggettivare, avere un dato è importante, consapevoli che è un dato. Non so se mi sono spiegato. Questo è molto molto poco utilizzato nel nostro paese, anche a livello clinico, figuriamoci a livello più generale. Comunque ho portato, e domani ve lo farò vedere, appunto un'altra ulteriore, un'altra strumentazione molto informatica, praticamente in una chiavetta USB, è un programma particolare di analisi, e ricollegandomi a quello che diceva Fabio, può essere interessante parlarne. Ve lo anticipo, dopo ora non voglio farla troppo complicata, però semmai mi interrompete. Un'altra cosa che è stata ma da sempre conosciuta come importante è il battito del cuore, la frequenza cardiaca. Il problema è che, come si dice in gergo, il cuore batte per amore ma anche per rabbia. Se sono arrabbiato mi aumenta il battito, se sono completamente innamorato di lei mentre mi avvicino, no? Ok? Bene. E quindi come faccio a distinguerlo? Gli studi recenti, si parla del 2006, che sono venuti fuori dai cardiologi, hanno fatto vedere come l'analisi spettrale della frequenza cardiaca
potesse offrire dei dati molto interessanti. Una volta tanto, perché nella storia della sanità normalmente gli psicologi fanno le scoperte e poi le cose che scoprono gli psicologi clinici le adoperano gli altri, questo è il biofeedback, il potenziale evocati e così via. Scoprono anche delle cosacce come l'LSD25, ma insomma, vabbè, gli psicologi del tempo che scoprirono, lo provarono su se stessi, poi dicono, ah che bello, usiamolo tutti che siamo contenti, vabbè, non scoprono solo cose belle. Va. Tornando al dunque, i cardiologi stessi dissero, le variazioni della frequenza sono imputabili a cambiamenti degli stati emotivi, cioè non vi sono cause, ragioni organiche che possono vedere questo. E in gergo si parla di heart rate variability, cioè di variabilità della frequenza cardiaca. In estrema sintesi, perché non voglio annoiarvi, come ho detto che vi sono delle situazioni automatiche, ecco, anche la respirazione e la frequenza cardiaca sono relativamente indipendenti dalla volontà. Quindi cosa accade? Anche per i colleghi specialisti psicologi. Poi dopo lei ci dirà chi è, perché abbiamo fatto la presentazione di tutti. Ma ormai finisco. Anche lei non lo sa questo, non la conosce vero l'altro rate variability, perché a Chieti non c'è arrivata. Come si chiama il collega di Chieti? Aiutami. Di Chieti. Quale? Lo psicologo clinico, quello di Torino. Oddio. Vabbè, non importa. Comunque, la variabilità della frequenza cardiaca è gestita, grosso modo, da due servomeccanismi, che si chiamano barocettore e camocettore. In soldoni cosa accade? Noi respiriamo normalmente male, tutti quanti, ma invece dovremmo respirare muovendo il diaframma. Che, la respirazione diaframmata. Esatto, che, di cui tutti parliamo, ma quasi nessuno fa. Il diaframma per la ristoratrice è un muscolo che praticamente divide la cavità toracica da quella addominale. La taglia proprio in due. C'è un buco nel mezzo da cui passa l'esofago. Questo muscolo, se è teso, ci impedisce di respirare bene. La tensione del muscolo è dovuta quasi per la sua totalità a contrazione muscolare dovuta a tensione, ansia, eccetera, eccetera. Dà fastidio anche mentre si mangia, può succedere che rimanga. Che impedisca il cibo di scendere. Per essere un avvocato, rispo, eh? No, perché c'è un dolore. Ecco, perché. E da questo viene poi l'ernia iatale, il reflusso esofageo. Ernia è una cosa fatta così. Ci posso scrivere, sì, qui. Cioè, praticamente se abbiamo qui i polmoni, questo è il diaframma, si vede che è pessima questa cosa qua. Facciamo così, vai che scende meglio. Questo è lo stomaco, se il muscolo che è questo si costringe, va a creare prima questo tipo di deformazione. Quindi questo è l'esofago, da qui entra il cibo nello stomaco. Ok? Questo è un'idea del diaframma, quindi qui c'è un buco da cui passa il tubo dell'esofago. Se questo si costringe, mi crea un'ansia, vedete, un restringimento prima. Quindi il cibo fa fatica, mi si chiude la bocca dello stomaco, si dice. Ok? Cosa succede? Lo stomaco a un certo punto ha delle contrazioni tali per cui questa specie di ansia va sopra. E a quel punto però diventa una specie di palloncino, per cui un pezzo dello stomaco. Okay? Per cui l'acidità dello stomaco va in esofago. Va bene? Questo è il meccanismo fisico illustrato in maniera tremenda, perché si vede che sono il cugino di primo grado di Giotto. Ma questo è il meccanismo fisico. Il riflusso esofageo è terribile, oltretutto può creare anche ulcerazioni, perché ovviamente la mucosa gastrica è molto più ricca e potrebbe dare. Certo, con funzione. Ma quello che più ci interessa in questo momento è proprio il fatto che c'è una costrizione a livello respiratorio. Quindi se ho uno spazio respiratorio diminuito,
in automatico il barocettore insieme al chemocettore mi danno uno stimolo a respirare di più aumentando la frequenza. Quindi io rischio di ansimare. Ma se aumento la frequenza respiratoria, in un sistema chiuso come l'organismo umano, se io ho un pistone del motore e aumento la velocità, aumenterò che cosa? Anche la? La pressione. Ok? Se io aumento la frequenza respiratoria, aumenterà il battito cardiaco, la gittata cardiaca e la pressione. E abbiamo detto c'è un barocettore che le apposta che dice: uè, ma mica stai salendo su una montagna, stai mica facendo la corsa, stai qui fermo, buono. E allora dà un controstimolo di diminuire la respirazione. Ma io respiro già male. E quindi se sono predisposto posso addirittura avere quello che si chiama banalmente uno pseudoattacco di panico, perché mi sento morire, sono senza fiato, oddio, fame d'aria, mi viene sicuramente un infarto, muoio qui, non se ne parla più. Beh, così ho descritto che cosa ti accade. Altro indirizzo? Dare. Ok, dopo domani ti misuriamo. Questo è il meccanismo. Il punto importante è questo. Si è visto che la attivazione di una roba che vedrete dopo e che si chiama sistema nervoso vegetativo parasimpatico o nervo vago, quindi un'attivazione del sistema che tende a far distendere, rilassare, aiuta moltissimo anche questo tipo di fenomeno. Tutta la psicoterapia cognitivo-comportamentale di terza generazione, che si chiama, beh, visto come è preparata, ACT, che sta per Acceptance Commitment Therapy, ovvero la terapia dell'accettazione di se stessi e della guida. Lascia perdere, non importa, ne riparliamo domani. Intanto ne riparlo. Si basa, diciamo, le teorie della positive psychology, del mindfulness, diciamo, sono il background filosofico. Si basano sull'accettazione condizionata di sé, sulla guida di sé verso obiettivi salutari e basati sulla propria biologia, ecco perché mi piacciono, o almeno io mi ci identifico. Questo per dire che se io ho un apparecchio che mi fa una spettroanalisi, quindi mi analizza la frequenza cardiaca, e il software appunto è così in grado di analizzare non solo questo, ma in base a delle caratteristiche generali della popolazione, di dirmi se la respirazione è adeguata o meno, ovvero se vi è una concordanza fra questi due aspetti. E l'apparecchietto che ho portato, che vi farò vedere domani, mi dice se c'è un low, medium o high level di coerenza fra respirazione, atti respiratori e battito cardiaco. La cosa meravigliosa è che se tu soffri l'attacco di panico sarai nel rosso pieno. Io ho le frequenze molto alte. Ma questo non vuol dire niente. L'importante è che siano, non siano troppo alte, ma soprattutto che gli atti respiratori siano adeguati. Esempio clinico per darvi proprio un'idea della cosa. Un collega mi manda un signore con una recidiva di un tumore gastrico, quindi già operato, e mi dice sta diventando anoressico, quindi farlo un po' mangiare, poi morirà lo stesso, almeno va. Il signore oltretutto era giovane, io mi rendo conto, essendo vissuto una vita negli ospedali, che c'era qualcosa che non andava, perché appunto diceva che aveva appunto un particolare tipo di saliva, eccetera. Lui dico: ma scusi, ma d'accordo, l'oncologo va bene, ma il gastroenterologo quant'è che non lo vede? Dice: no, da prima dell'operazione, eccetera. Questa è solo esperienzaccia, diciamo, perché io sono un praticone, diciamo, come un ruspante, ecco,
per tanti anni, e non mi tornava il quadro che lui mi diceva, che appunto sì, è chiaro che uno che è stato operato, specialmente nella parte alta dello stomaco, è chiaro che gli rimane tutto lì, ci rimane a noi, figuriamoci a lui. Ma lui aveva questa eccessiva salivazione, no? Questa che era particolare. Per cui, per l'appunto, chiamo il gastroenterologo, dico, guarda, me lo vedi questo signore, è anche un ecografista. Risposta dopo 40 minuti del gastroenterologo telefonica, mi dice, Carlo, sì, mi sorprendo che sia ancora vivo, perché probabilmente era pieno di ascite, cioè praticamente lui aveva questa scialorrea, perché, cioè, questa profusa salivazione, perché aveva acqua che le stava entrando nei polmoni, no? E quindi ovviamente interventi anche di altro tipo, altro che... E comunque l'adozione di questo signore è durata per un po' e insomma, mentre doveva essere morto, è morto 10 mesi dopo, è morto lo stesso, per amor di Dio, ma insomma fra essere morto mentre era lì e 10 mesi. E vi ho raccontato questo caso di Marco, perché quando io le ho misurato queste cose e gli ho detto, ora c'è questa cosa al dito che ti misura la concordanza per queste cose, prova a pensare, a ricordare, perché non è, il, come dicono gli americani, il positive thinking, cioè penso positivo, che caspita, non è così facile. Quindi il messaggio è, caro Marco, prova a ricordare, a pensare, a immedesimarti nella tua situazione più piacevole che riesci a, in questo momento, a ricordare. Cioè, il rimembrare un vissuto, non penso, no? Se si pensa positivo senza le base, magari poi c'è la frustrazione di non poter raggiungere quella peggiore. Esattamente, già qualcuno prima di noi aveva detto, a voli troppo alti e repentini usano gli abissi, essere vicini, che lei sa benissimo che c'è Cagnolieri, perché è una persona molto... Certo, sapevi, no? A voli troppo alti e repentini usano gli abissi essere vicini, che era esattamente quello che diceva lei, cioè se voli troppo in alto rischi di sbatacchiare la faccia per terra. Quindi non è il positive thinking nel senso penso bene, sono positivo, mi va tutto bene, sono il più grande, sono il più bello, ho i capelli più lunghi di tutta la sala, ok? Sono l'uomo forte che non deve chiedere mai, ecco queste cose qua, che la società ci porta, anni fa, non nemmeno tanti anni fa, non c'era una pubblicità della Fiat che era catastrofica, se puoi pensarlo puoi farlo, quindi monto sul palazzo, poi penso di volare e mi butto di sotto, attenzione. Ma non è tanto il puntare in alto, non è solo quello, che quello può andare bene. Scusate. Scusami. Pensare positivo tenendo sempre i piedi per terra, quindi dice. Perché pensare positivo, di solito, insomma, c'è questa filosofia, non nel dire che se pensi male, se pensi in negativo, poi ovviamente lo tutto sconto, no? Lei si chiama? Ada. Allora, l'esempio di Ada è un chiarissimo esempio di pensiero dicotomico. Quindi se non penso positivo, penso negativo. Ok? Esatto. Vedremo più avanti, ci sarà una positiva su questo, intanto grazie dell'intervento che mi permette di precisare questa cosa. La differenza è, nell'esempio che io ho fatto e che non ho finito di raccontare così... Se arrivo in fondo spiego questa cosa, è che alla fine Marco riuscì in effetti un momentino a limitare il quadro, al punto che io gli chiesi, bene, persona di 57 anni, 56 anni, 57 non mi ricordo, mi disse, sì sì, ho dovuto andare a quando avevo 14 anni per trovare un evento positivo. Ok? Hai 5 lauree in psicologia, 3 specializzazioni in psicologia clinica e 3 in psichiatria, no? Tu? Ok? Claro?
Ora, anche qui si ritorna a quello che ho detto prima, gli inglesi la chiamano cancer prone personality, cioè la personalità che può facilitare di ammalarsi di neoplasie o eventi stressanti che questo poveraccio in effetti ha avuto. Questo è un esempio, questo è un professore di educazione fisica, era un allenatore che poi ha avuto dei problemi di un certo tipo, ha dovuto mollare il lavoro, allora ha mollato lì, ha mollato là. C'erano moltissimi fattori che potevano concordare con un quadro a rischio. Sta di fatto che questo poveraccio che non esiste, non c'è più, facendo una valutazione di questo tipo, dice, ho pensato a una cosa positiva, a 50 e più anni, ho dovuto andarla a pescare a 14 anni. Questo per il test e la prova. Il positive thinking è un atteggiamento mentale che è assolutamente utile, ma non è il pensare positivo, non è limitato a questo. Il concetto è esattamente quello che sicuramente lei non fa nell'80% dei casi. Mi permetto di citarti, ma in senso... cioè cercare il lato positivo in tutte le cose. Perfetto. Il punto è il tipo di investimento anche emozionale che tu hai su questa cosa. E non vi è una regola scritta che te lo può suggerire. Quando parleremo oggi domani o oggi pomeriggio del coping, vedremo quanto io devo investire, quanta energia devo immettere. Boh! Non abbiamo questo sistema di controllo. Cioè, devo insistere o devo mollare? Come si diceva scherzando, insistisco, voce del verbo insistire? Cioè, sono testardo? Dov'è il limite? Vedremo più tardi. Molto, molto interessante, penso che... Io ti do un caso di immagino. All'unanimità.